Stiamo aspettando. Ma c'è tutta la palla? Troppo no. Magari c'è l'estate. Ma c'è tutta la palla? Ma stare in spiaggia. Per forza l'ascensore abbiamo utilizzato il passaggio interno. Almeno stai in mare di camicia. Passaggio segreto. C'è un passaggio segreto. Dimenticato quale scala. Se no facciamo più stampelli. A posto. Come andava il colpo? Grazie. Assolutamente, e poi se il 5 lui viene, magari... No, adoro questo. Adoro questo. Presidente, facciamo una stretta di mano con il sito. Io? Anche lei. Con molto piacere. Anche dottor Ranucci, prego, no, prego. Si avvicini, prego, anche lei. Dagli una stampella se sei mano, scusi. Non me lo fate cappelli. Tenetelo buono, perché se fa male questo statevi male. Eccoci. Come è andato l'incontro, Presidente? Benissimo, con persone cordiali come il sindaco non si può... Assolutamente. Bene, si è parlato della convenzione anche per l'utilizzo dello stadio? Non abbiamo affrontato. Siamo venuti a presentare specifici, abbiamo fatto un excursus, mi sembra che la nuova proprietà ha ambizioni importanti. Io vi lascio al sindaco, sindaco. Senta, Presidente, una domanda a lei per quello che riguarda la ternana calcio femminile. Date la priorità al sindaco, mi sembra che... Avete parlato anche della ternana femminile? Ci saranno sicuramente notizie. Notizie? Ci sentiamo. Ma Simone, io ti saluto, scusa, ho ancora poco... Presidente, quando siamo qua stamattina la Serie B è che intenda anche relazionarsi in maniera molto costruttiva e continua con la città, a partire logicamente dall'amministrazione, ma anche con la città nel suo complesso. Però io insisto una cosa, allora, avete affrontato temi, per esempio adesso comincia il campionato, c'è una convenzione da firmare, avrete sicuramente adesso parlato anche di quello. Si occuperanno naturalmente di fare una valutazione. Quindi la avete sottoposta allora? Gli uffici che, non è il testo ce l'hanno, perché la Ternana ce l'hanno, il testo votato dal Consiglio Comunale sta anche sul sito. Quindi adesso faranno una valutazione i soggetti deputati a farlo, che sono i rispettivi dirigenti nostri e loro, per vedere se ci sono, diciamo, delle... Ci vorrebbe essere qualcosa da cambiare anche? Assolutamente, so di, perché l'ho detto, noi non siamo entrati nel merito delle questioni, oggi non era questa l'occasione. Insomma. Era soltanto una cosa conoscitiva, quindi un'introduzione. Sì. Parlarci per chiarire un po' quali sono i loro obiettivi e naturalmente il rapporto che c'è con l'amministrazione, che è il proprietario dello stadio ma anche rappresenta la città, e il passaggio, diciamo, di consegne fatta da Simone Longarini. Noi continuiamo a ringraziare lui e tutta la famiglia per aver assicurato comunque in questi 14 anni una continuità corretta e importante nella società e nella squadra, che ci ha dato anche soddisfazioni. E quindi, Ma del discorso del futuro della Ternana femminile di calcio a 5, che se ne è parlato o no? Adesso questi si affronteranno mano a mano, uno per volta nei prossimi incontri. Se loro si disimpegnano, si ridimensionano, non si riesce a capire, se lui non risponde, fa la domanda è glissa. I prossimi incontri l'avete programmato, sindaco? Adesso c'è fra di noi ci sarà probabilmente fine settimana prossimo, fra di noi soggetti, diciamo, istituzionali, praticamente adesso e eventualmente... Tra di in che senso? Con loro? Con i vertici della società, sì. Come oggi, anche oggi all'incontro sì, oggi è venuto soltanto un presidente. Ah, quindi anche proprio con probabilmente con il proprietario. Sì.